Salve a tutti ragazzi, ben ritrovati sul canale, sono Ben. Oggi cercheremo di risolvere il problema dello stuttering quando vi muovete all'interno della home. Allora, qual è il problema? C'è una sorta di lag, una sorta di tremolio, non so se si nota dalla registrazione, non quando girate la testa o quando fate su e giù con la testa, ma quando spostate il corpo destra o sinistra. Allora, io ho trovato un metodo. L'ho segnalato numerose volte, ma il problema ancora non è stato risolto. Gli sviluppatori hanno preferito aggiungere il divano piuttosto che risolvere questo problema. Come ho risolto? Ho fatto un po' di esperimenti, ho provato a cancellare la cronologia, ho provato a disattivare i confini, ho provato insomma un po' di tutto, ma niente sembra funzionare. Il problema pare essere mettendo la sensibilità dei confini oltre il 50%, quindi facciamo una prova. Adesso, infatti, c'è stuttering. Più aumentate, più aumenta lo stuttering. In questo momento addirittura mi sta anche girando la testa. Quindi dal 50% in poi cominciano i problemi di stuttering. Abbassando la sensibilità dei confini, questo problema ovviamente viene risolto. Ho notato addirittura che aumentando la sensibilità dei confini cominciano a vedersi degli artefatti luminosi, come delle striscette color arcobaleno che compaiono sullo schermo, sui bordi per esempio delle finestre. Addirittura con la sensibilità al massimo, il problema succede anche non solo spostandosi destra o sinistra, ma addirittura girando la testa su e giù, destra e sinistra. Io ovviamente non vi dico di toglierla tutta perché altrimenti il confine non compare neanche quando andate quasi a urtare. Diciamo che impostandola al 10, 20, 30% già va bene, non ci sono problemi e comunque è già una buona percentuale per fare sì che i confini appaiano ancora prima che andiate a sbattere. Il problema qual è? Che quando compaiono i confini, il problema è come se fosse al massimo. Il problema lo avrete come quando mettete la sensibilità al massimo. Quindi così risolvete affinché non compaiono i confini. Nel momento in cui compaiono i confini, lo stuttering ricomincia. Quindi diciamo non è una soluzione definitiva, però insomma è già qualcosa. Ok, spero che questo sia utile. Fatemi sapere se anche per voi funziona. Va bene, è tutto. Ci vediamo alla prossima. E come in questo caso, ci vediamo in VR. Ciao ragazzi!